Eccoci, buongiorno. Ciao, ciao da Marco da Satori Rendersi Conto. Allora, proseguono i nostri brevi video per rimanere in contatto e anche per stimolare un po' la nostra capacità di trasformare, no? Quindi di renderci conto. E oggi pensavo, insomma, mentre faccio questa breve passeggiata nel verde, vicino a casa, stavo pensando che da quel poco che vedo di notizie, perché cerco veramente di non entrarci dentro, ma mi sembra di aver capito che molte persone stanno uscendo, insomma, fanno i loro giri rispetto a questa situazione che, come sapete, evito anche di nominare perché non voglio dare forza a quello che già esiste, che sta in qualche modo cercando di penetrare, no? E insomma, il desiderio di libertà, da quello che vedo, la impossibilità dell'essere umano di rimanere fermo, bloccato, no? Soprattutto quando non è una scelta personale, sta emergendo in maniera molto chiara. Quindi molte persone avranno resistito un po', dopodiché dicono: senti, sai che c'è, io, no? Mi faccio un giretto. E io non giudico, insomma, mi auguro che il giudizio diventi una delle cose più distanti dall'essere umano prima possibile, ma rifletto, e rifletto sul fatto che, come diciamo sempre io e Andrea in Satori, sarebbe simpatico rendersi conto che la libertà prima c'era, non ce l'ha mai negata nessuno, e che molto spesso siamo solo, come dire, vittime di modi di fare, di atteggiamenti, di cose che ci hanno trasmesso, di educazione ricevuta, no? Ma per fortuna la natura prevale sempre, quindi esattamente come un fiore riesce a sbocciare in mezzo al cemento, un filo d'erba riesce a uscire fuori dall'asfalto, l'essere umano alla fine in qualche modo trova una strategia, magari nel rispetto degli altri, per potersi liberare ed esprimere. E questo dobbiamo ricordarcelo, perché sarà molto importante in futuro. Sarà proprio il modo in cui noi potremo scegliere di allontanare, trasformare, buttare nel secchio, liberando il nostro armadio da tutte quelle convinzioni, credenze, modi di pensare, paradigmi che ci hanno trasmesso e che forse non sono proprio adeguati. Quindi ricordiamoci che siamo liberi, ricordiamoci che dobbiamo farlo nel rispetto degli altri e, in alcuni casi, come in questo caso, di alcune regole di giusta convivenza e salute, ma ricordiamoci sempre che siamo persone libere, che possiamo scegliere e che, se non stiamo scegliendo, vuol dire che ancora abbiamo bisogno di stare dove stiamo. Forse ci hanno insegnato troppo a non meritare qualcosa, ci hanno insegnato troppo a volare bassi, e noi l'abbiamo preso alla lettera. E cerchiamo di trasformare questo, e troviamo il coraggio. Io e Andrea ce la stiamo mettendo tutta. Un saluto da noi, da Satori. Vi ricordo che ci vedremo, se avete piacere, venerdì per una diretta. Intanto un saluto da questa meravigliosa natura e a presto. Ricordiamoci che rendersi conto è una scelta, eh? Ciao, buona giornata.